11 settembre, beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Il sogno di Dio è uno solo: costruirsi un popolo umile e povero, mite e misericordioso, semplice e puro di cuore. È il capovolgimento dell'intera umanità. Questa non tende alla povertà ma alla ricchezza, non cammina nell'umiltà ma nella superbia, non segue la mitezza ma la sopraffazione e la spavalderia del cuore e della mente. Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. I suoi capi in mezzo ad essa sono leoni ruggenti. I suoi giudici sono lupi di sera che non hanno rosicchiato al mattino. I suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge. In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità. Ogni mattino dà il suo giudizio, come la luce che non viene mai meno, ma l'iniquo non conosce vergogna. Ho eliminato le nazioni, le loro torri sono state distrutte. Ho reso deserte le loro strade. Non c'è neppure un passante. Sono state devastate le loro città e nessuno le abita più. Io pensavo almeno ora mi temerà, accoglierà la correzione. Così la sua abitazione non sarà colpita da tutte le punizioni che le avevo inflitto. Ma invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione, perciò aspettatemi, oracolo del Signore, quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di radunare le nazioni, di convocare i regni per riversare su di loro la mia collera, tutta la mia ira ardente, poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra. Allora io darò al popolo un labbro puro, perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia coloro che mi pregano, tutti quelli che ho disperso, mi porteranno offerte. In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogne. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e lontani da te. Sono la vergogna che grava su di te. Ecco, in quel tempo io mi occuperò di tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li farò oggetto di lode e di fama dovunque sulla terra sono stati oggetti di vergogna. In quel tempo io vi guiderò. In quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra. Quando davanti ai vostri occhi ristabilirò le vostre sorti, dice il Signore. Questo sogno, annunciato dal profeta Sofonia, viene oggi proposto ad una folla immensa da Cristo Signore. Egli invita i poveri a rimanere poveri, gli affamati a restare affamati, quanti sono nel pianto a non cercare una gioia effimera e peccaminosa, i perseguitati per il Vangelo a perseverare nella fede, anche se a causa di essa possono incorrere nella perdita della stessa vita. Questa gente può rimanere povera, affamata, nel pianto, nella persecuzione, perché Dio è la vita dei suoi eletti ed è una vita ricca di ogni bene naturale e soprannaturale. È Dio la ricchezza del povero e del misero. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la povertà.